I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie di beni mobili e immobili per un valore pari a circa 700.000 euro emesso dalla locale autorità giudiziaria nei confronti degli amministratori di una società operante nel settore della costruzione di infrastrutture viarie, responsabile di omesso versamento dell'IVA. La società, con sede fiscale all'Aquila, aveva svolto dei lavori anche per l'Expo. La misura cautelare, si legge in una nota, è giunta al termine di complessi accertamenti contabili, a seguito dei quali è emerso che la società, in liquidazione dal settembre del 2014, è già destinataria di un atto di accertamento emesso dalla locale Agenzia delle Entrate e che ha maturato nei confronti dell'erario un debito IVA pari a 750.000 euro. A fronte di tale posizione debitoria, la società aveva avviato un piano di rateizzazione dell'imposta, consistente nel pagamento di 20 rate mensili da 61.000 euro ciascuna, che però è stato interrotto dalla società stessa dopo il pagamento della sola prima rata. I finanzieri hanno intrapreso così articolati e complessi accertamenti patrimoniali, tesi ad individuare beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli amministratori della società, per un valore pari all'imposta non versata, e cioè 700.000 euro circa, importo corrispondente all'IVA non versata, 750.000 euro al netto dell'unico pagamento rateale effettuato dalla società, come dicevamo 61.000 euro. La lotta alle frodi fiscali da sempre costituisce una delle priorità per la Guardia di Finanza, che anche attraverso forme sempre più virtuose di collaborazione con gli uffici giudiziari e finanziari è costantemente protesa a contrastare gli effetti negativi causati all'economia dall'evasione fiscale.